Le modalità con le quali le persone si spostano per lavorare o per il tempo libero è sempre più importante in una società che ha fretta. Nelle grandi città assistiamo a una congestione dovuta all'uso dei mezzi individuali nelle aree urbane e sulle grandi arterie. E il compito della politica è anche quello di contribuire a ridurre smog, rumore, ingorghi e ritardi. Oggi le città sono chiamate sempre di più a promuovere una mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile riguarda l'urbanizzazione, le infrastrutture e l'organizzazione della rete di trasporto, le applicazioni tecnologiche, la consapevolezza e l'educazione dei cittadini. La mobilità sostenibile si basa sull'applicazione e lo sviluppo di principi di organizzazione e di tecnologie che promuovono mezzi ecologici alternativi, trasporti pubblici, car sharing, bike sharing, carpooling, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas inquinanti e di gas serra. La mobilità sostenibile chiede politiche di pianificazione e gestione del territorio e della città rispettose dell'ambiente. La metropolitana, il sistema di trasporto pubblico esistente e i progetti futuri garantiscono, anche in prospettiva, una risposta adeguata alle esigenze della mobilità cittadina? Quali ricadute avrà il progetto TAV sulla città? Sul tavolo ci sono anche la regolamentazione dei flussi di accesso alla città e l'adeguamento e realizzazione di alcune infrastrutture importanti. Se guardiamo allo sport, pensiamo alla questione stadio e alla situazione che si protrae da anni in cui vive il quartiere di Monpiano. Nuove pedonalizzazioni, zone 30, mobilità dolce. La mobilità nel centro storico e nei centri storici dei singoli quartieri richiede attenzione da parte delle istituzioni.